Noi vogliamo prendere consenso sia su Forza Italia che sul Partito Democratico. Perché? Perché quelli di Forza Italia non possono stare con la Meloni, è troppo diversa, è sovranista, uno moderato, ex democristiano, ma lei lo vede un democristiano che vota la Fiamma? Io no. Io vedere i democristiani che si mettono a votare la Fiamma o i socialisti che si mettono a votare la Fiamma non ce la vedo. Dall'altro lato c'è il PD, e il PD, ragazzi, è diventato la brutta copia dei 5 Stelle. Oddio, brutta, magari è la copia, brutta per definizione, ma insomma, quando il PD dice no al Jobs Act, no a Industria 4.0, sì al reddito di cittadinanza, vorrei mandare un abbraccio affettuoso a tutti i miei amici del PD che sono costretti a votare così. Dopodiché, oh, per essere chiari, ma voi ve lo ricordate in questi ultimi anni i dialoghi tra Vincenzo De Luca e Luigi Di Maio? Vi ricordate quante se ne dicevano? Bene, oggi chi vota De Luca vota Di Maio, chi vota Di Maio vota De Luca. Davvero la strana coppia. Rispondiamo secco sulla Meloni, poi perché siccome mi ha provocato su Conte bis, aspetti, sì, no, rispondo, è molto chiaro, sono io che facevo una battuta. Primo, se ci sarà un governo guidato da Giorgia Meloni, noi saremo all'opposizione, quindi la risposta è no. Non voteremo la fiducia a Giorgia Meloni. Questo vuol dire che noi siamo a gridare al fascismo? No, questo vuol dire che noi non votiamo la fiducia a Giorgia Meloni. Se ci sarà un governo guidato da Mario Draghi, noi voteremo sì alla fiducia di Mario Draghi. Bene, una domanda specifica. Il reddito di cittadinanza è nato per difendere i poveri o per creare posti di lavoro? Perché a noi hanno raccontato che per la povertà c'era già il reddito di inclusione. E che la novità del reddito di cittadinanza è che creava posti di lavoro. I navigators a cosa sono serviti? Vi domando, conoscete qualcuno che è stato assunto grazie ai navigators? Ditemelo, perché sono curioso di incontrarli. Quanti soldi sono costati? E questo è il punto. Allora io le dico, Giuseppe Conte fa la sua battaglia. Chi vuole, se ci sono tanti campani che vogliono votare 5 Stelle, auguri. È una cosa molto chiara, però deve essere evidente che stanno votando colui il quale sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese. Punto. Volete votarlo? Votatelo. Vi sta simpatico? Bene. Vi mancano i DPCM? Benissimo. Avete voglia di farvi un'altra diretta Facebook studiata da Palazzo Chigi? Non succederà, perché comunque non andrà a Palazzo Chigi. Ma la verità è che per me la politica è dare una mano alla gente. Io posso perdere consenso, ma non posso bloccare le bollette delle famiglie e delle imprese. Lo trovo una cosa così grave. Ma come fate a non rendervi conto del dolore delle persone in questa fase? Dopodiché, oh, da noi si dice che, se no, non dico un proverbio tipico toscano, perché ha anche una sua declinazione in napoletano che è particolarmente, diciamo, più chiara, mettiamola in questo modo. Mi limito a dire così: se le persone vogliono votare il Movimento 5 Stelle per il reddito di cittadinanza, come abbiamo visto in quel video straordinario, mi pare fosse Palermo, quando gli viene detto o papà del reddito, fanno le foto con Conte con la tesserina del reddito di cittadinanza. Se pensate che questo sia un elemento, io ho un grande ricordo di chi almeno il voto di scambio lo faceva con una certa signorilità. Achille Lauro almeno aveva un suo stile, aveva una sua eleganza. Giuseppe Conte ha una volgarità nel fare le foto con il reddito di cittadinanza, perché quello è il clientelismo rivendicato e ostentato. E io la trovo una cosa sbagliata. Io sono per dare una mano a chi non ce la fa. Oggi chi non ce la fa sono i bar che stanno chiudendo, sono le imprese commerciali che stanno chiudendo, sono le famiglie che non ce la fanno. E pensare in cambio dei voti di tenere ferme queste misure è assurdo. Voglio essere molto sincero. Io ritengo che questa città sia stata scassata dal governo di De Magistris. Lo dico perché utilizzo queste parole. Scassiamo tutto. Credo che sia stata l'unica promessa elettorale che De Magistris abbia realmente attuato. Io ero presidente del Consiglio e il sindaco di Napoli si rifiutava di fare gli incontri istituzionali, ma poi prendeva i soldi del patto per la Campania e del patto per Napoli. Perché? Perché era un meccanismo, quello di De Magistris, che potremmo sintetizzare con un noto principio di alta politica e filosofia culturale: chiagni e fotti.
Questa filosofia del chiagni e fotti di De Magistris ha fatto del male a Napoli. E tuttavia, nella sua infinita bontà, il governo centrale ha deciso di dare una mano a Napoli. È giusto? Credo che nella situazione in cui fossimo non vi fossero alternative. Nella situazione in cui eravamo non vi fossero alternative. E nella situazione in cui siamo oggi, mettere in discussione nella situazione in cui siamo il patto per Napoli sarebbe un gravissimo errore, è un grave errore e sarebbe inaccettabile. Dunque noi siamo assolutamente dalla parte del sindaco Manfredi, cui va la nostra stima. Credo che la vittoria di Manfredi nel costruire per quanto possibile buona amministrazione sia la vittoria di tutta Napoli, della Campania e di tutto il paese, e di conseguenza mettere in discussione il patto per Napoli è sbagliato da parte del centrodestra. Poi naturalmente si può cercare di fare il meglio possibile, ma anzi vorrei dire qui che ancora vanno finiti di spendere i soldi del patto per la Campania del governo Renzi, perché ci sono un po' di robette che qualcuno finge di dimenticare che sono arrivate col nostro governo, dalla circumvesuviana ai soldi per Pompei, ancora un po' su più volevo arrivare lì, si può fare sulle ecoballe, dove mettemmo, se non ricordo male, 460 milioni e ancora non sono stati spesi tutti.